C'era una volta un uomo, il quale aveva palazzi e ville principesche e piatterie d'oro ed argento e mobilia di lusso ricamata e carrozze tutte dorate di dentro e di fuori. Ma quest'uomo, per sua disgrazia, aveva la barba blu e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe dalla paura. Fra le sue vicinanti c'era una grandama, la quale aveva due figlie, due occhi di sole. Egli ne chiese una in moglie, lasciando alla madre la scelta di quella delle due che avesse voluto dargli, ma le ragazze non volevano saperne nulla e se lo palleggiavano dall'una all'altra, non trovando il verso di risolversi a sposare un uomo che aveva la barba blu. La cosa poi che più di tutto faceva loro ribrezzo era quella che quest'uomo aveva sposato diverse donne e di queste non s'era mai potuto sapere che cosa fosse accaduto. Fatto sta che Barba Blu, tanto per entrare in relazione, le menò insieme alla madre e a tre o quattro delle loro amiche e in compagnia di alcuni giovinotti del vicinato in una sua villa dove si trattennero 8 giorni interi. E lì fu tutto un metter su passeggiate, partite di caccia e di pesca, balli, festini, merende. Nessuno trovò il tempo per chiudere un occhio, perché passavano le nottate a farsi fra loro delle celie. Insomma, le cose presero una così buona piega che la figlia minore finì col persuadersi che il padrone della villa non aveva la barba tanto blu e che era una persona a modo e molto per bene. Tornati di campagna, si fecero le nozze. In capo a un mese, Barba Blu disse a sua moglie che per un affare di molta importanza era costretto a mettersi in viaggio e a restar fuori almeno 6 settimane, che la pregava di stare allegra durante la sua assenza, che invitasse le sue amiche del cuore, che le menasse in campagna a caso le avesse fatto piacere, in una parola che trattasse da regina e tenesse dappertutto corte bandita. «Ecco», le disse, «le chiavi delle due grandi guardarobe. Ecco quella dei piatti d'oro e d'argento che non vanno in opera tutti i giorni. Ecco quella dei miei scrigni dove tengo i sacchi delle monete. Ecco quella degli astucci dove sono le gioie e i finimenti di pietre preziose. Ecco la chiave comune che serve per aprire tutti i quartieri. Quanto poi a quest'altra chiavicina qui, è quella della stanzina che rimane in fondo al gran corridoio del pian terreno, padrona di aprir tutto, di andar dappertutto. Ma in quanto alla piccola stanzina, vi proibisco d'entrarvi e ve lo proibisco in modo così assoluto che se vi accadesse per disgrazia di aprirla, potete aspettarvi tutto dalla mia collera!» Ella promette che sarebbe stata attaccata agli ordini ed egli, dopo averla abbracciata, monta in carrozza e via per il suo viaggio. Le vicine e le amiche non aspettarono di essere cercate per andare dalla sposa novella, tanto si struggevano dalla voglia di vedere tutte le magnificenze del suo palazzo, non essendosi arrisicate di andarci prima, quando c'era sempre il marito, a motivo di quella barba blu che faceva loro tanta paura. Ed eccole subito a sgonnellare per le sale, per le camere, per le gallerie, sempre di meraviglia in meraviglia. Salite di sopra, nelle stanze di guardaroba, andarono in visibilio nel vedere la bellezza e la gran quantità dei parati, dei tappeti, dei letti, delle tavole, dei tavolini da lavoro e dei grandi specchi dove uno si poteva mirare dalla punta dei piedi
fino ai capelli e le cui cornici, parte di cristallo e parte d'argento ed argento dorato, erano la cosa più bella e più sorprendente che si fosse mai veduta. Esse non rifinivano dal magnificare e dall'invidiare la felicità della loro amica, la quale, invece, non si divertiva punto alla vista di tante ricchezze, tormentata com'era dalla gran curiosità di andare a vedere la stanzina del pian terreno, e non potendo più stare alle mosse, senza badare alla sconvenienza di lasciar lì su due piedi tutta la compagnia, prese per una scaletta segreta e scese giù con tanta furia che due o tre volte ci corse poco non si rompesse l'osso del collo. Arrivata all'uscio della stanzina, si fermò un momento, ripensando alla proibizione del marito e per la paura dei guai ai quali poteva andare incontro per la sua disubbidienza. Ma la tentazione fu così potente che non ci fu modo di vincerla. Prese dunque la chiave e, tremando come una foglia, aprì l'uscio della stanzina. Da principio non poté distinguere nulla, perché le finestre erano chiuse, ma a poco cominciò a vedere che il pavimento era tutto coperto di sangue accagliato, dove si riflettevano i corpi di parecchie donne morte e attaccate in giro per le pareti. Erano tutte le donne che Barba Blu aveva sposate e poi sgozzate, una dietro l'altra. Se non morì di paura, fu un miracolo, e la chiave della stanzina, che essa aveva ritirato fuori dal buco della porta, le cascò di mano. Quando si fu riavuta un poco, raccattò la chiave, richiuse la porticina e salì nella sua camera per rimettersi dallo spavento. Ma era tanto commossa e agitata che non trovava la via a pigliar fiato e a rifare un po' di colore. Essendosi avvista che la chiave della stanzina si era macchiata di sangue, la ripulì due o tre volte. Ma il sangue non voleva andar via. Ebbe un bel lavarla e un bello strofinarla con l'arena e col gesso. Il sangue era sempre lì, perché la chiave era fatata e non c'era verso di pulirla per bene. Quando il sangue spariva da una parte, rifioriva subito dall'altra. Barba Blu tornò dal suo viaggio quella sera stessa, raccontando che per la strada aveva ricevuto lettere dove gli dicevano che l'affare per il quale si era dovuto muovere da casa era stato belle accomodato e in modo vantaggioso per lui. La moglie fece tutto quello che poté per dargli ad intendere che era oltremodo contenta del suo sollecito ritorno. Il giorno di poi il marito le richiese le chiavi ed ella gliele consegnò, ma la sua mano tremava tanto che esso poté indovinare senza fatica tutto l'accaduto. «Come va?» disse egli. «Che fra tutte queste chiavi non ci trovo quella della stanzina?» «Si vede», ella rispose, «che l'avrò lasciata di sopra e sul mio tavolino». «Badate bene», disse Barba Blu, «che la voglio subito!» Riuscito inutile ogni pretesto per traccheggiare, convenne portar la chiave. Barba Blu, dopo averci messo sopra gli occhi, domandò alla moglie: «Come mai su questa chiave c'è del sangue?» «Non lo so davvero», rispose la povera donna più bianca della morte. «Ah, non lo sapete, eh?» replicò Barba Blu. «Ma lo so ben io! Voi siete voluta entrare nella stanzina! Ebbene, oh signora, voi ci entrerete per sempre e andrete a pigliar posto accanto a quelle altre donne che avete veduto là dentro!» Ella si gettò ai piedi di suo marito, piangendo e chiedendo perdono con tutti i segni di un vero pentimento dell'aver disubbidito. Bella e addolorata com'era, avrebbe intenerito un macigno. Ma Barba Blu
aveva il cuore più duro del macigno. «Bisogna morire, signora!» disse egli. «E subito!» «Poiché mi tocca morire!» ella rispose guardandolo con due occhi tutti pieni di pianto. «Datemi almeno il tempo di raccomandarmi a Dio!» «Di accordo, un mezzo quarto d'ora, non un minuto di più!» replicò il marito. Appena rimasta sola, chiamò la sua sorella e le disse: «Anna!» Era questo il suo nome. «Anna, sorella mia, ti prego, sali su in cima alla torre per vedere se per caso arrivassero i miei fratelli. Mi hanno promesso che oggi sarebbero venuti a trovarmi. Se li vedi, fa loro segno perché si affrettino, a più non posso!» La sorella Anna salì in cima alla torre e la povera sconsolata le gridava di tanto in tanto: «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno?» «Non vedo che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia!» Intanto Barba Blu, con un gran coltellaccio in mano, gridava con quanta ne aveva nei polmoni: «Scendi subito, o se no salgo io!» «Un altro minuto, per carità!» rispondeva la moglie, e di nuovo si metteva a gridare con voce soffocata: «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno?» «Non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia!» «Spicciati a scendere!» urlava Barba Blu. «O se no, salgo io!» «Eccomi!» rispondeva sua moglie, e da capo a gridare: «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno?» «Vedo!» rispose la sorella Anna. «Vedo un gran polverone che viene verso questa parte! Sono forse i miei fratelli?» «Oimè no, sorella mia, è un branco di montoni!» «Insomma, vuoi scendere, sì o no?» urlava Barba Blu. «Un altro momentino!» rispondeva la moglie e tornava a gridare: «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno?» «Vedo!» ella rispose. «Due cavalieri che vengono in qua, ma sono ancora molto lontani!» «Sia ringraziato Iddio!» aggiunse un minuto dopo. «Sono proprio i nostri fratelli! Io faccio loro tutti i segni che posso affinché si spiccino e arrivino presto!» Intanto Barba Blu si messe a gridare così forte che fece tremare tutta la casa. La povera donna ebbe a scendere e tutta scapigliata e piangente andò a gettarsi ai suoi piedi. «Sono inutili i piagnistei!» disse Barba Blu. «Bisogna morire!» Quindi, pigliandola con una mano per i capelli e con l'altra alzando il coltellaccio per aria, era lì lì per tagliarle la testa. La povera donna, voltandosi verso di lui e guardandolo con gli occhi morenti, gli chiese un ultimo istante per potersi raccogliere. «No! No!» gridò l'altro. «Raccomandati subito a Dio!» E alzando il braccio... In quel punto fu bussato così forte alla porta di casa che Barba Blu si arrestò tutto a un tratto. E appena aperto si videro entrare due cavalieri, i quali, sfoderata la spada, si gettarono su Barba Blu. Esso li riconobbe subito per i fratelli di sua moglie, uno dragone e l'altro moschettiere, e per mettersi in salvo si dette a fuggire. Ma i due fratelli lo inseguirono tanto a ridosso che lo raggiunsero prima che potesse arrivare sul portico di casa, e costì con la spada lo passarono da parte a parte e lo lasciarono morto. La povera donna era quasi più morta di suo marito e non aveva fiato di rizzarsi per andare ad abbracciare i suoi fratelli. E perché Barba Blu non aveva eredi, la moglie sua rimase padrona di tutti i suoi beni, dei quali ne dette una parte in dote alla sua sorella Anna, per maritarla con un gentiluomo col quale da tanto tempo faceva l'amore. Di un'altra se ne servì per comprare il grado di capitano ai suoi fratelli, e il resto lo tenne per sé, per maritarsi con un fior di galantuomo,
che le fece dimenticare tutti i crepacuori che aveva sofferto con Barba Blu. Così per tutti gli sposi. Da questo racconto, che risale al tempo delle fate, si potrebbe imparare che la curiosità, massime quando è spinta troppo, spesso e volentieri ci porta addosso qualche malanno. Buonanotte!